qui si commettono i dati positivi sul lavoro, sull'export, nonostante una valutazione oggi negativa, perché non c'è un tempo. Io innanzitutto qua sono per un grande rapporto di amicizia tra l'Italia e l'Argentina, due paesi che sono due paesi amici, due paesi fratelli. È assurdo che per 18 anni nessun presidente del Consiglio è venuto in Argentina. Noi abbiamo voglia di ripartire nel rapporto con questo meraviglioso paese e abbiamo visto in questo breve viaggio, 24 ore in terra argentina, molte opportunità. Qui siamo nello stadio del Boca Juniors, la bomboniera, cioè in uno dei posti più famosi al mondo per lo sport, per il calcio, e siamo con i ragazzi che insieme al programma Boca Social lavorano con la fondazione Enel Cuore e con la comunità di Sant'Egidio, perché accanto ai grandi campioni che emozionano quelli che amano il calcio, ci sono tantissimi programmi per i bambini che sono chiamati quindi attraverso lo sport ad avere un futuro, bambini con disabilità, bambini con difficoltà. Bellissimo programma che fa il Boca Juniors e che credo sia un elemento di grande soddisfazione e anche di gioia per l'Italia, che partecipa con la comunità di Sant'Egidio e con la Fondazione Enel. Ma l'Italia è questo, l'Italia e l'Argentina hanno un rapporto di amicizia che abbiamo visto ieri alla scuola Cristoforo Colombo, abbiamo visto all'Università di Buenos Aires, abbiamo visto oggi nell'inaugurazione di un cantiere che durerà 5 anni, dove con il Presidente della Repubblica Macri, e che cambierà il volto di Buenos Aires. C'è una società italiana di ingegneria italiana, la Gela, che svolge un ruolo fondamentale. Insomma, Italia e Argentina devono tornare a lavorare sempre di più insieme. Mi fa piacere dirlo in questo luogo straordinario, e questo credo che sia l'unica cosa che veramente conta. Sui dati italiani ci sono oltre 750.000 posti di lavoro in più a tempo indeterminato. Credo che tutti quelli che dicevano che il Jobs Act avrebbe portato più precarietà oggi devono riconoscere che non è così. Il Jobs Act ha portato più lavori a tempo indeterminato, di conseguenza ha portato più mutui, crescono i mutui del 97% in Italia. C'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da lavorare, io non sono mai soddisfatto, però il dato vero, oggettivo, è che l'Italia sta tornando e che con l'aiuto di tutte le italiane e gli italiani saremo in grado di rimettere in moto l'entusiasmo del nostro paese. Lei sulla stampa internazionale è sempre stato descritto... Ragazzi, come... vi prego, cioè, parlare qui, abbiamo fatto la battuta su Boca, abbiamo fatto la battuta su quello che abbiamo fatto i posti di lavoro, adesso... No, la stampa che l'ha sempre riconosciuto... Tra 10 minuti. Ci vogliono dire Italia, che parliamo ai tanti italiani che ci vedono in tutto il mondo. Vai veloce, che poi andiamo ad andare al Presidente della Repubblica, se facciamo tardi. Bisogna vedere le cose in maniera nuova, non solo pensare alla vecchia immigrazione. Come facciamo praticamente a far sì che queste forze, tutte queste persone che sono fuori dall'Italia, lei le possa tirare dentro a trasformarle in nuove modalità di produzione? Beh, ora è ovvio che chi ha lasciato l'Italia e vuole restare nei paesi dove si trova, per esempio in Argentina, ormai è integrato, vive bene in questo paese, nessuno di noi è triste per questo, anzi io sono molto felice che figli di italiani, nipoti di italiani, facciano grandissimi risultati anche fuori dal nostro paese. Pensate soltanto al presidente Macri, il cui padre, il cui zio hanno lasciato la Calabria e ormai molti anni fa, e adesso non soltanto sono profondamente e perfettamente integrati, ma il presidente Macri è il presidente della Repubblica Argentina ed è stato anche, per gli amanti del calcio e dello sport, il presidente del Boca dal 95 al 2007, prima di diventare sindaco di Buenos Aires. Insomma, quello che serve, secondo me, è che Argentina e Italia insieme rafforzino i valori della nostra amicizia e diano questo messaggio all'esterno. L'Europa e il Sud America hanno bisogno di avere dei valori, non soltanto dei numeri, di rilanciare su quello che ci fa grandi. E quello che ci fa grandi sono la nostra gioia di vivere, la nostra allegria, il nostro entusiasmo, la nostra passione. Ecco, io chiedo agli italiani all'estero di avere questo entusiasmo, questa energia. Da parte nostra stiamo rimettendo in moto il paese, stiamo cambiando l'Italia, non ci fermeremo, andremo avanti con le riforme per i prossimi 2 anni come abbiamo fatto nei primi 2 anni, perché tutti gli italiani, quelli che stanno in patria e quelli che stanno all'estero, siano orgogliosi di chiamare la patria con il nome più bello che possa avere, cioè il nome di orgoglio, entusiasmo, responsabilità, passione, ed è quello che gli argentini
fanno con l'Argentina e che gli italiani devono fare con l'Italia. Bocca al lupo a tutti. Grazie. Basta mille.